Siamo con il professor Crepè, che ha parlato all'auditorium Chiantibanca, ha parlato di sogni, di idee, di speranze. Ecco, per Siena un sogno è diventare capitale europea della cultura. Lei ha insegnato a Siena, conosce bene questa città. Cosa pensa di Siena? Può farcela secondo lei? Penso di sì. Al momento è peggio che peggio di così ci si possa solo tirare su, credo che. Spero che quello che è accaduto sia il fondo di una piscina. Credo che questa città, che questa regione non si meriti ciò che è accaduto, che sappiamo, credo che si possa sollevare. Forse questa occasione della capitale della cultura può essere, forse qui più che da altre parti, un'occasione di riscatto, lo spero davvero. Io sono stato professore a contratto in anni diversi, conosco una città civilissima, straordinaria, spero che sia così anche in futuro. Ecco, lei qui ha conosciuto professori importanti per Siena, Omar Calabrese, il primo nome naturalmente. Ecco, che mi viene in mente. Naturalmente, sono esempi importanti. Una persona straordinaria che ha dato moltissimo, credo, non solo all'università, alla città, alla cultura italiana. È stato una persona di cui ho avuto la fortuna di incontrare. Dire amico è troppo, ma sicuramente ci siamo trovati all'unisono su tante cose. Ecco, un'ultima domanda per lei parla spesso di educazione, di cultura. Per poter diventare capitale europea della cultura, una città deve dimostrare di produrre cultura e di avere un obiettivo a lungo termine. La situazione di Siena, comunque dell'Italia in generale, nel produrre cultura e nel pensare al futuro, secondo lei? Cultura non è solo non vuol dire essere acculturati. Cultura vuol dire, per esempio, scegliere il merito e rigettare ciò che merito non ha. Se Siena, che non ha sempre fatto così, riuscirà a fare così, se meriterà la medaglia che si merita, altrimenti le angosce sono ancora alle porte. Perfetto, ultimissima domanda, i vizi e invece le qualità di Siena, secondo lei quali sono? Ma la qualità, il bello, il borgo, l'idea del sublime dell'artigianato, del paesaggio, di ciò che è l'essenza dell'Italia. Forse il limite è un'eccessiva tendenza all'isolamento, al crogiolarsi, di essere tra quattro mura domestiche e pensare che il resto del mondo sia cattivo e peggiore di te.